Il Castello Ursino di Catania ospita la grande mostra Ferdinando Scian, ti ricordo Sicilia, cura di Paola Berni e Alberto Bianda, promossa e prodotta dal Comune di Catania e Civita Sicilia. Sarà esposta una selezione di oltre 80 fotografie stampate in diversi formati che ripercorrono l'intera carriera del grande fotografo siciliano. La mostra, fruibile dal pubblico sino al 20 ottobre, si sviluppa lungo un articolato percorso narrativo costruito su diversi capitoli e varie modalità di allestimento in bianco e nero, al fine di evidenziare lo stretto legame che lo unisce alla sua terra d'origine. Il visitatore, attraverso soggetti, immagini, luoghi, riti, festività e usanze, potrà conoscere ed esplorare la terra tanto cara al fotografo. Il percorso espositivo inizia con un omaggio alla sua città natia, Bagheria. Quando verso la fine degli anni Ottanta del secolo scorso Ferdinando Scian decise di fare il suo ingresso nel mondo della moda, furono in molti a stupirsi. Chiamato dagli allora emergenti Dolce & Gabbana a rappresentarne lo stile, il fotografo siciliano iniziò con la giovanissima modella olandese Marpessa Henning, uno straordinario sodalizio, riprendendola in atmosfere mediterranee cariche di un fascino misterioso e sensuale, in continuo equilibrio tra realtà e finzione, arcaismo e modernità, diventando una delle muse dell'artista. Da sempre uno dei nomi più noti sulla scena nazionale e internazionale, Ferdinando Scian è tra i grandi maestri della fotografia non solo italiana. Primo fotografo italiano a far parte dall'inizio degli anni Ottanta del secolo scorso dell'agenzia Magnum, ebbe molti legami con personalità del mondo dell'arte e della cultura, tra questi Leonardo Sciascia, a cui è dedicato un intero capitolo di mostre al quale Ferdinando Scian fu legato da una stretta amicizia. Feste religiose in Sicilia del 1965 con foto di Scian e testi dello stesso scrittore, vinse il premio Nadar nel 1966. L'esposizione, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19, ha un allestimento e una selezione di immagini studiata appositamente per la sede di Castello Ursino, con contributi video e grafici per celebrare il rapporto tra il territorio e il grande fotografo siciliano.